Asia, un titolo in cassaforte, quello di campioni del mondo a La Vendée in Francia con il tuo compagno, una soddisfazione molto grande. È stato uno, diciamo, degli obiettivi che ci eravamo preposti per quest'anno. Abbiamo lavorato un sacco e veramente siamo molto soddisfatti di questo. Ecco, quanto avete lavorato e soprattutto quanto è stata la difficoltà per raggiungere questo titolo di campioni del mondo juniores? Allora, abbiamo lavorato molto, è tutto l'anno che veramente ci impegniamo al massimo. Un anno abbastanza travagliato, soprattutto per me, che ho avuto un infortunio molto grosso a una caviglia e sono dovuta star ferma per 2 mesi. Però questo non mi ha impedito di continuare a credere, a sperare e a lavorare per questo mio sogno. Io pattino da 11 anni e da 9 anni con Asia, se non sbaglio, la mia partner, e direi che per arrivare a quello che è stato l'obiettivo che abbiamo raggiunto nel 2018, quindi col campionato del mondo, c'è stato veramente tanto tanto lavoro, determinazione e voglia di arrivare. Ecco, questi sono un po' gli ingredienti che servono per arrivare dove siamo arrivati. Vinto questo titolo juniores, ora vi si aprono le porte per la categoria senior e qui si cambia musica. Quest'anno appunto siamo con i più grandi, ci troviamo a gareggiare con delle persone che hanno molta esperienza, sono in quella categoria da tantissimi anni, quindi diciamo che non abbiamo obiettivi perché comunque siamo i nuovi arrivati.